Quanto siete creduloni? Per quale motivo credete alle messe in scena, ai film? Per quale motivo gli argomenti scientifici vengono realizzati sempre da una troupe di attori anziché da scienziati? Ve lo dico io. Ogni produzione di qualsiasi documentario, come quelli che vedremo, vengono girati con l'ausilio di uno staff di almeno altre 5 o più persone che non appariranno mai nel video per essere in grado di fare le riprese che si vedono. E questo lo so per esperienza. Rivediamo il documentario sulla misurazione del laser. Nota bene, tutti i video per le misurazioni laser vengono normalmente eseguiti di notte o al crepuscolo a causa della scarsa intensità di luce rispetto all'illuminazione diurna. Osserviamo questa ripresa oltre all'altezza dell'acqua di 3 piedi, come dicono nel video, possiamo vedere l'intensità di luce a pochi metri di distanza. Tutto normale, direte. Ma andiamo a vedere la grandezza della luce, il diametro, da questi pochi metri. Se vi sembra normale che la luce del laser a soli pochi metri sia così, il problema siete voi. Tutto il resto delle riprese del video serve solo a distrarre la vostra mente. La prima misurazione viene fatta a 152 metri dalla riva, dicono. Vi invito ad analizzare le varie messe in scena a questa distanza di 152 metri. Confrontiamo l'intensità di luce del laser e delle luci di posizione dell'imbarcazione, anche sul riflesso dell'acqua. Innanzitutto non è l'imbarcazione che si muove, ma la luce, anche se hanno cercato di camuffarla spostando la fotocamera della ripresa. Qui osservate la montagna che viene indicata con la luce che si sposta. Poi nel montaggio successivo le luci dell'imbarcazione sono spente e la ripresa è stata girata al crepuscolo. Notte, giorno, notte, giorno e non sono a 150 metri dalla riva. Ma un momento, cosa succede qui? Sono ancora a 152 metri. E guardate com'è grande la luce del laser. E poi diventa ancora piccolina. Adesso si spostano a 4 km e 800 metri. Qui sono a 4 km e 800 metri, ma il laser si vede chiaramente senza doversi alzare. Chi volete prendere in giro? Specialmente da questa ripresa. Non si può vedere un riflesso di una tavola da questa distanza. Hawkins dice che a 4 km e 800 metri il laser sembra si sia alzato di 1,80 m. Ha detto bene perché ha detto sembra per ingannare i poltroni creduloni. Ma questo sarebbe valido solo col laser a pelo d'acqua, mentre affermano che il laser si trova a 3 piedi pari a 90 cm. In questo caso il valore della pseudosfera della palla dovrebbe essere di soli 15 cm, altro che 1,80 m. Nel video Discovery posizionamento laser che avevo tradotto ancora nel 2016, l'ingegner Brian Mulling spiegava che il posizionamento del laser con un errore di 0,022 gradi poteva dare questo risultato, ma nessuno aveva mai verificato che la differenza dovrebbe essere di soli 15 cm. Per chi è interessato ad altri argomenti degli spettacoli pseudoscientifici, per chi ama fare le prove personali, suggerisco anche il National Geographic Imbroglia, dove vi dicono che la zattera sparisce dietro la curvatura. Ma, ahimè, si vede l'orizzonte che sta dietro alla zattera. Oppure Discovery Elicottero che sta dietro la curvatura. E dato che ci sono, aggiungo anche questo extra, che non è contemplato in quel video. Quello che rende ridicola questa messa in scena è che l'elicottero nel video è una montatura e lo andiamo a dimostrare. Osservate bene, dicono che l'elicottero sparisce dietro la curvatura e poi riappare da dietro la curvatura, secondo quello che si vede dal telescopio. Ma vediamo bene quando l'elicottero scende. C'è uno stormo di uccelli con una disposizione ben precisa. Poi quando l'elicottero riappare, lo stesso identico stormo di uccelli nella stessa identica disposizione. Anche le onde sono le stesse, cambia solo l'immagine dell'elicottero. Significa che nel video l'elicottero è stato aggiunto. As it lands,
I got him. I got him. As it lands, come vedete, mentono per imbrogliare intenzionalmente sulla curvatura. Un abbraccio, Dino.